Ragazze, le crepe sono pronte, guardate come sono bellissime e ci vado a mettere la fake Nutella, ma 300 miliardi di volte meglio questa qua. La nuova protein cream di Food Spring alle nocciole, vi giuro è fantastica. Quando la mangiate sembrerà, credetemi, di mangiare la Nutella, con l'unica differenza che non ha zuccheri, è molto molto light e fit e in più è proteica, quindi è molto molto sana. Io ve la straconsiglio perché credetemi, io è da anni che cerco qualcosa di simile e sono strafelice che finalmente ci sia, perché anche se ci sono tipo creme al cioccolato al supermercato, ma sono comunque piene di zuccheri, anche se non hanno olio di palma ma hanno zuccheri, invece questa non ha zuccheri, quindi è realmente fit e light. E poi la cosa fantastica che ha il sapore e la consistenza uguale alla Nutella, cioè guardate, adesso la vado a mettere, guardate, cioè è identica, credetemi, provatela e potete anche risparmiare con il mio codice sconto CarlitaYT, ve lo scrivo anche in sovraimpressione, dove potete prendere sia la farina d'avena, che con cui ho fatto le crepe, amore, eccola, è buonissima davvero, sia questa qua avrete scontato, il codice sconto è attivo su tutto il sito, quindi prendete queste di qua, prendetene qualche confezione in più, ve lo dico, vi avviso, perché a me questa qua sta finendo in breve tempo, anche perché piacerà sicuramente anche ai vostri fidanzati eccetera, perché è veramente buona. Adesso la metto un po' così e poi dopo ce ne mettiamo un altro po' al momento, guardate che buona. Yummy. Ciao ragazzi! Ciao ragazze! Eccoci qua con un nuovo video mukbang con Dario. Pollice in su per Dario, perché me l'avete richiesto in tantissime. Era un ciao po' ragazzi, che non facciamo questi video, ma vi piacciono un sacco, così possiamo chiacchierare con voi. C'ho le domande a cui mi avete risposto su Instagram, risponderemo in diretta alle vostre domande e lasciate le domande qui sotto per il prossimo video mukbang. Oggi abbiamo un video mukbang specialissimo con crepe che avete visto, ho preparato con crepine. Se lo allargate poi alla fine ne ho fatte più piccoline perché non ce la facevo con l'impasto. Più piccole se le prende lei. Sono buonissime ragazze, la ricetta ve la metto in sovraimpressione. Come avete visto, ho utilizzato la farina d'avena di Food Spring e altri pochissimi semplici ingredienti, quindi le potete fare in casa, e la buonissima nuova protein cream, crema al cioccolato e nocciole di Food Spring, che vi straconsiglio perché è veramente qualcosa di fantastico. Ragazzi, amore, compratela perché adesso me la mangio subito. La parola dell'esperto di Dario, che sto togliendola dalle mani perché ogni volta la prende e la mangio e finisce, è buonissima. Che cosa vi state perdendo? Questo assaggio lo faccio anche io, anche se praticamente... No, già l'hai fatto tutto quanto l'assaggio tu. Ma proprio mangiarla così... Mi giuro. Devo assaggiare anche io. Cioè, se me lo dicessero che è fit, io non ci penserei, non ci arriverei a pensare che è fit, perché è buonissima. Ma secondo me sarà finta, va. Amore, basta, l'è quasi finita, dobbiamo mangiare il crepe. Ok, ragazze, rispondiamo alle vostre domande. Ci siamo, pollice in su e commentino. Dai, vai. Questa a me, questa a te. Ok, questa è la figlia del re. A voi come piace mangiare le crepe? Arrotolate oppure a portafoglio? Dipende uno come si piace. Comunque sono venute buonissime queste crepe. Ragazze, fatele. Sono veramente, veramente buone. Vabbè. Ah ok, allora me ne metto due anch'io, beh, amore. Ah, e a me una e mezza. Sempre le idee porcellose di Dario. A me sono delle piccoline. Va bene. Poi si mette un po' di gocce anche di cioccolato. No, ma dai, io voglio solo questa. Sei sempre esagerato. Ma tu non capisci niente. Ragazzi, è troppo buona. La bontà. Vi giuro che poi quando la proverete mi direte: carità, cosa mi hai fatto scoperto? Cosa mi hai fatto scoperto? Cosa mi hai fatto scoprire? Ma sta roba mi droga, mi piace un sacco. Allora, rispondiamo alle vostre domande. Siamo proprio prima di mangiare il cioccolato, questa è il morto che me la mangio io. Tu te la mangi di nascosto, te la devo togliere. Allora, secondo me la mangi di nascosto. Iniziamo con le domande, abbiamo anche un bellissimo... Guarda qua, le mangio di nascosto. Sì, amore, sì, ma chi resisteva? Era troppo buona. Se era porcellosa. Poi si piega così, e si pappa. E si mangia. Grazie, buon appetito. Vuoi fare la foto alla tua che è più bella come al solito? Ok, allora, le domandine. Quanti anni avete di differenza? Allora, quanti anni abbiamo? Adesso questa la avvolgo. Abbiamo
due anni di differenza, quindi molto poco. E devo dire la verità che è strana questa cosa, perché io di solito... Io ho 25 e lei 26. Trovo sempre immaturi ragazzi comunque della mia età, però lui è abbastanza maturo. Poi, il prossimo viaggio... Allora, abbiamo un po' di mete da valutare in realtà. Non si sa dove... Non zuppiamo perché... nel cappuccino. Che le mete sono tutte quante belle, poi bisogna scegliere. Io vorrei andare come mete, diciamo quelle là più grandi, più distanti, eccetera, fare un viaggio però stavolta un po' più lungo. Vorrei andare a Cuba, ai Caraibi, Cuba e Caraibi, poi vorrei andare alle Bahamas, vorrei andare a Los Angeles e stare lì proprio un bel po'. E invece come mete più vicine vorrei andare a Dubai, Maldive, Maldive anche lontano, Parigi, tornare a Londra, tornare a Parigi, tornare a Londra con lui. Santo Domingo. Vabbè amore, cioè, Dubai, cioè, Sharm, anche Sharm. Vabbè, un po' dappertutto, pian piano ce la faremo. Allora poi, cibi che consigli di mangiare a New York? Allora, noi a New York in verità abbiamo mangiato un po' di tutto. Quindi perché comunque là c'è molto c'è da tutto il mondo, quindi vi consiglio di provare un po' di tutto. Sicuramente una cosa proprio tipica di là e che mi ha stupito è il hot dog. Perché ragazzi non pensavo, ma è davvero buono. E mi è piaciuto un sacco l'hot dog, perché è veramente veramente buono. E poi è caratteristico quando lo mangi a Central Park, tipo sembra proprio di stare nei film. L'ho detto che poi mi sono mangiato pure la... Come si chiama quella cosa? La ciambella. Ah sì, è vero. Cioè sia con il formaggio che con il sale. Vedete, metto pure quella là con il formaggio. Cosa consigli, prossima domanda, cosa consigli di mangiare per una colazione fit? Allora, sicuramente... Finta o fit? Andiamo. Sicuramente fitto. Allora, sicuramente quella che stiamo facendo ora, anche se è buonissima e non sembra fit, ma è una colazione fit, perché c'è da dire che io e Dario siamo a dieta, infatti ieri siamo usciti e non l'abbiamo mangiato come al nostro solito. Magari quello che abbiamo mangiato per persone già era assai, ma per il nostro solito no, perché noi quando usciamo mangiamo comunque fritture, patatine fritte. Tipo. Oppure lo sapete, andiamo a sushi o you can eat e mangiamo tipo 50 portate, poi prendiamo sempre il dolce, quindi sempre. Invece ieri abbiamo mangiato la bistecca con melanzane, insalata, verdure grigliate, insalata e poi altro. Abbiamo proprio assaggiato due patatine, ma perché c'era nel piatto degli amici, quindi devo andare a assaggiare le patatine, ma proprio due, proprio veramente due di numero e basta, non abbiamo preso il dolce. Quindi stiamo a dieta. E stamattina stavo facendo sta cosa per dirvi, se non fossi stato fit non l'avrei fatto. Infatti molto spesso mi chiedete video mukbang e ASMR, vi dico la verità ragazzi, se sto in periodi di dieta non li posso fare, perché quelle, sapete che noi seguiamo sempre, adesso siamo seguiti anche da un personal trainer, quindi comunque vogliamo ottenere dei risultati, seguiamo un percorso e non possiamo mangiare quello che capita. Questa è una colazione ottima, soprattutto con sana e leggera. Sì, perché le crepe sono fatte, avete visto, da farina d'avena, albume, sono proteiche. La crema al cioccolato è veramente super proteica e buona. Ovviamente non fate come noi che vi mangiate tutto il barattolo, però 2-3 cucchiaini veramente al mattino vanno benissimo. È veramente, ma poi la cosa bella è che ha un profumo veramente di Nutella, cioè incredibile. Per me questa è promossa come crema alle nocciole della vita. Come vi dicevo prima, anche se alcune creme al cioccolato al supermercato comunque sono più sane della Nutella perché non hanno l'olio di palma, ma comunque non sono light, infatti noi non le mangiamo mai, solo quando vogliamo sgarrare. Perché comunque anche quelle là hanno molto zucchero. E invece questa qua non solo è sana, ma è anche light. È anche leggera, non ha guardate, zuccheri. Tutto è leggera? È leggerissima. La posso mandare nella tua bocca. Ma è rimasto l'ultimo cucchiaio, penso me lo mangio io. Dai amore, fai queste due, scusa, falle qua dentro. Allora, rispondiamo alle altre domande delle ragazze. Anzi, ragazze e ragazzi. Allora...
Zanzibar o New York, quale meta vi è rimasta più nel cuore? Non dite entrambe, ok, io già stavo dicendo, perché ognuna per un motivo è diverso. Devo dire la verità, anche per la compagnia con cui siamo andati sia a Zanzibar che a New York. È stato bellissimo anche per gli amici, per la compagnia, perché ci siamo trovati benissimo. E Zanzibar molto. Fai delle cose, a New York ne fai altre. Ed è diverso, proprio sono due mondi diversi. Zanzibar, cioè, ti rilassi, vedi veramente il senso della vita, vedi la povertà, vivi il mare, la tranquillità e capisci veramente tante cose. E invece a New York vivi è più frenetico, però vedi un sacco di cose belle, sembra di stare un film, un videogioco. Quindi sono due mete che consiglio molto entrambe. Diverse, però sicuramente dovete andare con la testa giusta, no? Mamma. Amore, ti posso dire una cosa? Hai mangiato tutta tu? No, amore, tu l'hai mangiata tutta tu. Lascia qua, me lo devo pulire io. Uffa. Vuoi pulire tu? Sì. Me lo devo pulire, perché non c'è la vulva. Adesso, comunque, Zanzibar è bella perché la mare, là che qua, cioè, un mare così non l'ho mai visto. È bello, è bellissimo il mare. Che poi non è mare, ma è oceano. È oceano. Però c'è anche da dire questo. New York è molto cara. Quindi andateci quando avete la possibilità. Ad esempio, se io fossi andata a New York a 20 anni, non me la sarei goduta come adesso. Come adesso. Però sicuramente è bello, perché poi se vuoi risparmiare, insomma, ce la fai. Però devi rinunciare a determinate cose. Poi dipende uno. Se invece cosa vai quando c'hai la possibilità. Io veramente me lo sono goduto, perché ho fatto tutto, ho goduto, cioè non ho speso. Sì, se vai a New York comunque devi fare tutto, perché eh sì, è un peccato andare là, quindi dici io ci vado un'altra volta, cioè, però andateci dipende. Quando veramente l'avete programmato, l'avete desiderato, avete la possibilità, eccetera, perché veramente è un bellissimo viaggio, però è molto cara New York, quindi c'è anche da dire questo. Comunque, se avete la possibilità, andateci, perché veramente è stupenda. Quando vi siete conosciuti, cosa avete pensato l'una dell'altra? Io non posso dirlo perché è una cosa molto cattiva. Tu che cosa hai pensato? Un po' buona. Beh, io ho pensato una cosa particolare, perché uno non ti conosceva, non sa la persona che ha di fronte. Poi dire, che bella ragazza, però è da conoscere logicamente. Sì. Io sono rimasta colpita dal suo sorriso, ma il suo sorriso è, cioè, esteticamente non mi piaceva, però quel sorriso mi piaceva e qualcosa ho sentito, che poi noi ci siamo messi insieme dopo più di un anno, no? Che ci siamo incontrati, però quando l'ho visto la prima volta me lo ricordo ancora, di quando ci siamo guardati, ho visto quel sorriso. No. È dell'acqua, che ti piace bere l'acqua naturale. Quando tu entrasti io c'avevi quel sorriso tuo e poi mi dicesti fatto dell'acqua, che io dovevo bere l'acqua naturale. Sì. Ricordi che ci guardammo. Bella. Però insomma inizialmente non mi piaceva, ma lo sai, io l'ho detto anche a lui, perché comunque ero fidanzata, quindi non li guardavo i ragazzi con gli occhi, che comunque ero impegnata. Allora, che abito da sposa ti piacerebbe indossare un giorno, a sirena, a principessa? Diciamo che non ho mai approfondito questa cosa dell'abito da sposa. Vorrei un bell'abito e mi piace la cerimonia in chiesa, eccetera. Però non mi sono mai focalizzata tanto sull'abito. Penso che sarà una cosa che sicuramente quando vedrò quell'abito che mi colpisce sarà mio. Sì, come è successo con tante cose importanti nella mia vita, io mi fido molto del mio istinto, cioè lo devo sentire. Nel momento in cui lo guardo e lo indosso, saprò che è il mio, insomma. Quindi non mi metto a vedere. Sì, li guardo anche i modelli, però sono belli tutti gli abiti da sposa. Il mio amore è bello, Lo so, per farti un bruttino in faccia. Vabbè, che fa amore. Scusa, è la cioccolata. Ah, ma questa è ben la Coca-Cola. Allora, quale youtuber italiano segue e apprezzi di più in generale su YouTube Italia? Allora, questa è una bella domanda.
Io devo dirti la verità che non seguo tanti, anche se sono una youtuber da 10 anni, ma non seguo molte YouTube, non seguo proprio molto YouTube. Gli unici video che guardo proprio a bomba sono i video, quali video sono? I miei. No, sono i video ASMR. Sono i video ASMR di straniere che tra l'altro non devono parlare, devono solo mangiare. Come parlano li guardo. Voglio solo che si mettono là, come l'ultimo video mio ASMR che ho fatto, No Talking. E a me piacciono un sacco, mi metto là e le devo vedere mangiare, soprattutto se sto a dieta. Se sto a dieta ancora di più, perché mi sembra di mangiarle io quelle cose. Quindi mi dà proprio soddisfazione, quindi guardo tantissimo. Però in Italia voi volete nomi, io so che voi volete nomi, quindi io ve li faccio, che non ci sono problemi. Sicuramente ci sono delle persone che mi è molto molto piacevole seguire i loro video e mi piacciono, e insomma se capita me li vedo perché mi sono simpatiche e mi piacciono. E allora chi sono? Allora Mia Cellini mi piace un sacco perché è romana e mi fa morire da ridere, ho soprattutto l'ho anche conosciuta, è troppo carina e simpatica. Nicole che se makeup anche mi piace un sacco perché ha tanto stile, poi mi sono affezionata a loro, comunque anche le seguo da anni, loro seguono me, quindi è una cosa reciproca. La vediva del tubo, lo sapete che mi fa morire, è troppo simpatica lei con quel personaggio che si è costruita, le cose che dice mi fa morire, perché poi alcune cose che dice sono veramente, veramente, cioè tu dici proprio oh mio Dio, ma è vero, però lei ha il coraggio di dirlo, quindi piace un sacco sta cosa perché non se ne frega di niente e di nessuno. Poi chi altro c'è? Oh mio Dio, adesso non vorrei fare brutta figura, però ci sono tutte quelle più insomma famose che insomma se, ci sono in Italia, io comunque le guardo. Allora che altro c'è? Non vorrei fare brutta figura. Ah, c'è anche Issima che mi piace un sacco, lui che fa le parodie, spesso prende in giro anche me, lui è anche molto carino e simpatico. Come italiani chi altro c'è? Oh mio Dio, non vorrei fare brutta figura, però insomma se mi viene in mente qualcun altro ve lo dico. Però vabbè, poi ci sono ad esempio altri che fanno altri tipi di cose, tipo i miei contro te, sfiziose, a volte mi capita di vedere qualche video loro. E quindi niente, sto vedendo anche nelle iscrizioni, però non ho tantissime cose, che vi ho detto quasi tutti i video ASMR, quindi sono sufficienti per quello. Però insomma conosco e le vedo queste persone. Ah, c'è anche Marta Cerreto, anche molto carina, mi piace tantissimo, lei è molto molto brava a truccarsi, l'ho conosciuta anche, un'amica e speciale come persona. E anche Mr. Daniel Makeup, un sacco, vedete che adesso mi dimenticavo, ma ce ne sono che seguo e che conosco, ormai sono colleghi, facciamo questo lavoro da anni. Mr. Daniel Makeup un sacco mi piace quando fai trucchi, soprattutto quelli naturali, belli, mi piacciono un sacco, lui è bravissimo. E basta, quindi mi soffermerei su altre domande, se non la finiamo più. Inserirai nuove marche nel tuo shop? Sì, certo. Stiamo valutando, però per me è una cosa difficile, perché voi sapete che io sono molto molto scrupolosa e puntigliosa, quindi non è che prendo una marca qualsiasi per fare numero, voi sapete, io non voglio fare numero, voglio che ci siano solo marche top, sì, prodotti migliori. E quindi sto valutando, quando sono certa che un prodotto era una marca realmente buona, solo i prodotti che a me realmente piacciono li devo provare, cioè quindi una cosa lunga. Per ora trovate il top sul mio shop, insomma, ho fatto anche rima. Poi di pizza con ingredienti strani. Ah, voglio un consiglio su una pizza con ingredienti strani. Noi mangiamo sempre la pizza crocchè, si mette la panna, il mais, il crocchè a pezzi, prosciutto, comunque è una bomba. Dipende uno come la vuole fare la pizza crocchè, che è buonissima, ragazzi. Non ho domande, voglio solo dire che sei la migliore su YouTube e sei troppo simpatica. Grazie Riccardo Martini. Ciao Riccardo. Un bacio grande. Ora questa è bella. Il peggior difetto dell'altro. Il mio io ne ho tantissimi, già lo so, vero? Che direi che ne ho tantissimi. 1, 2, 3, 4 non se ne possono contare. Io sono ritardataria. Non precisa. È la stessa cosa. Precisa nell'orario. Nell'orario. Per il resto sono precisa. Poi il resto è nel poi. Poi. Devo dirlo. Sì, dici. Che è buona, è brava, è bella. E poi sa cucinare. Essere un po' precisa. Sono simpaticissima. Sì. Anche dolce. E poi quando mi incazzo. Un bel babà.
come di cazzo diventi un diavolo. Diavoletta. Vabbè, come tutti, d'altro come perché tutti. Tu no? Sì. Allora, il difetto di Dario è che a volte, come tutti gli uomini, è un po' apatico. Io vorrei fare e lui si vuole rilassare, lui mi scuccio, vorrei fare 100 cose, io vorrei sempre parlare, sempre uscire, sempre fare, sempre viaggiare, sempre. E lui invece è un po' più così, insomma, come tutti gli uomini, una palla, certe volte. Non so perché, ma se anche a voi capita sta cosa, io già per esempio il divano io lo odio, cioè veramente non lo so, a me è rarissimo che mi metto sul divano, devo stare malata, mettermi sul divano con la copertina, c'è guardarmi la televisione, ma ti vedi un bel film. Dopo un'ora mi sento esaurita e me ne devo scendere, o devo fare comunque qualcosa. E invece lui, vediamoci un film, rilassiamoci la copertina. Che bello! Insomma, così, queste sono le giornate così, però tutti gli uomini. Sì, no, infatti, però poi per il resto di realtà lui è abbastanza movimentato, insomma. E poi, la casa dei vostri sogni, come la immaginate? Vi adoro e un bacio a Pupi. Grazie, una bella Cristina. Villetta. Un bacio. Allora, noi immaginiamo la nostra casa che sta quasi diventando realtà. Sì. Come una bella villetta con un bel giardino, una bella un bel veduta. Camino, bella veduta. Io voglio il vetro con tutta la veduta. Poi voglio il camino. Poi voglio una cucina grande. Poi vuole la vasca da idromassaggio. La vasca idromassaggio. Poi voglio la cucina grande perché voglio la cucina grande che io devo cucinare. Perché noi dobbiamo ospitare tante persone la sì, sera. Sì, dobbiamo cucinare. Dobbiamo fare lo chef. Poi voglio, vabbè, ovviamente la cabina armadio ci deve stare perché dovrei mettere i miei vestiti. E niente, abbiamo una casa che poi dobbiamo arredare. Semplice ma particolare. Sì, secondo i nostri gusti la dobbiamo arredare. Sì, vero amore? Un po' più particolare. E poi man mano, poi sono cose che si fanno man mano perché si costruisce una cosa. Una sì. Inizialmente subito. Basta trovarla la casa, poi sì. Ci accontentiamo man mano poi di arredarla, insomma non è che si fa tutto e subito. Quindi questo è tutto ragazzi, direi di finire qua il video. Le crepe e la cioccolata soprattutto sono finite da moltissimo tempo, ma voi dovete vedere come ragazzi, abbiamo pulito finito. Questo barattolo, cioè ma neanche la Nutella l'abbiamo mai pulita così, cioè è buonissima, quindi io ve la straconsiglio. Ma così amore. E sì, una bella leccata, una pulita. Ma lo fa poi chiude la telecamera. Sì, esatto, lo faccio. Posso fare anche adesso? Comunque, ragazzi, vi ricordo il codice sconto CarlitaYT. Che è valido su tutti i prodotti Food Spring, su tutto il sito, quindi non solo su questa. Questa ve la straconsiglio, due o tre barattoli metteteli nell'ordine perché sicuramente, mi ringrazierete e mi direte mi hai fatto scoprire una cosa favolosa. E potete utilizzare appunto questo codice per fare i vostri acquisti su Food Spring. Vi mandiamo un bacio, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Sì, ci vediamo al prossimo video. Cosa vogliamo fare? Io lo so loro cosa vorrebbero, una cosa che noi non facciamo perché siamo troppo fit per fare il mukbang a McDonald's. Siamo troppo fitti. Siamo troppo fit, però mo adesso siamo in dieta ferrea quindi non possiamo può fare. Farlo. Però ma vi prometto sì che il primo sgarro che faremo, compreremo le cose nel McDonald's, le portiamo. Quelle le comprerò tutte io, Vai. 50 crocchette, 50 panini, 50 vedete? Patatine. Perché vabbè, però lo faremo. Adesso continuiamo un po' con la dieta, poi il prossimo sgarro ve lo faremo. Lasciate tanti like al video se volete il mukbang McDonald's e aspettiamo i vostri commenti. Ciao amore. Ciao.